piena di sangue, guarda la macchina piena di sangue. Quindi lui qui non si può curare? No, non si può. Adesso deve andare via. Sì, pronto soccorso, si può fare. Sarà fortunato che vivrà sta persona. Se è fortunato arrivare al primo ospedale, vivrà, se no muore per strada. Nell'ospedale di Oppido, in Calabria, è appena arrivato un ragazzo con la mano amputata e nessuno lo può curare. Vergogna, la sanità è morta a Oppido! In questo ospedale ai piedi dell'Aspromonte, infatti, il pronto soccorso non funziona. In compenso ci sono 20 posti letto e ben 111 assunti tra medici e infermieri. Secondo questi dati che provengono dai bilanci, ogni ammalato dovrebbe avere 4-5 infermieri intorno al suo letto, due medici, un amministrativo. Dovrebbe essere l'ammalato più seguito d'Italia e più curato d'Italia, ma invece così non è. Quello che manca non sono gli ospedali. Nella piana di Gioia Tauro ce ne sono ben 4 a distanza di pochi chilometri. Oltre a quello di Oppido c'è la struttura di Polistena, quello di Taurio Nova, con 18 posti letto e 174 persone assunte. Palmi, con 29 malati e 209 tra medici e infermieri. Questo invece è l'ospedale di Rosarno, inaugurato nel 1970, non è ancora entrato in funzione. C'è una sproporzione tra i pochi posti letto e comunque i tanti posti di lavoro. Sì, però sono questi qua, fanno anche altri. Cioè, se fanno la mammografia, lavorano anche all'esterno. Ogni calabrese, ogni territorio, ogni sindaco calabrese vuole l'ospedale sotto casa. È una carenza programmatoria, una carenza di personalità della dirigenza politica, però è così. Il piano di riduzione del debito di 2 miliardi della sanità calabrese prevede la chiusura dei piccoli ospedali e la costruzione di un'unica struttura fornita di tutti i reparti. Il piano di rientro che ha fatto il signor Loiero è, per quanto riguarda le carte, una presa in giro. Perché poi dei fatti non sarà. Per voi che siete su e per tutta la RAI, non ha fatto nulla. Il piano di rientro della sanità calabrese prevede la chiusura di molti ospedali. Pensate che chiuderanno anche quello di Oppido? Ma questo no, perché ospedali di montagna non lo possono chiudere. Qui a Oppido quanto siamo? 400 metri. 400 metri, ospedale di montagna. La frazione di... È bassino come ospedale di montagna, 400 metri. Vabbè, ma siamo già ai piedi della montagna. L'ospedale di montagna, che in realtà è collina, non è stato chiuso. E nella piana di Gioia Tauro ci sono ancora 3 infermieri e un medico per ogni malato. In compenso il governo ha stanziato 1 miliardo di euro per dimezzare il debito della Calabria e 2 mesi prima di perdere le elezioni il presidente della regione, Agazio Loiero, ha stabilito i criteri per aumentare del 20% lo stipendio dei dirigenti ASL. Noi abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Quando proviamo a chiedergli il perché di questo aumento però, Loiero si ricorda di una precedente intervista. Grazie. Presidente, mi scusi, ma lei ha detto che ha fatto un lavoro eccezionale. Ma lei no, si ricorda quella cosa, quell'incidente? Solo una domanda. Quell'incidente, se lo ricorda, sono se lo ricorda l'incidente. Chiuda. Solo sulla sanità. Chiuda.